Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, sono Gabbo Gamer. Oggi andiamo a fare un nuovissimo video. Questo video sarà particolare perché vi andrò a mostrare come installare Windows su una pennetta USB. Allora, innanzitutto vi dovete munire di una pennetta USB, naturalmente, con una velocità decente di scrittura e di lettura. Allora, io sceglierei quelle 3.0, però se il vostro computer è più vecchiotto potete usare quella che volete. Basta che è recente e che sia almeno 16 giga. Allora, dopo aver fatto quello, l'andrete a connettere al vostro computer e uscirà. Eccola qua. Poi, andando sul vostro browser, che può essere tutti i browser che volete. Aspettate, non mette a fuoco. Ecco. Che andate nel vostro browser qui e nella barra di sopra andrete a scrivere Win2USB. Poi il primo sito che vi esce sarà quello di Easy UEFI. E qui dovrete cliccare Download. Il file dovrebbe essere questo. No? Fate doppio clic, uscirà questa schermata. Vabbè, poi dovrete accettare, fare tutte cose strane. Ok, e adesso andrò a prendere il mio hard disk, che naturalmente mi servirà per fare questo processo e torno subito. Allora, eccoci qui. Dove è il mouse? Ecco qua. Dovrete andare a fare doppio clic su Haslo Win2USB. E si dovrebbe aprire. Aspettate un poco, mi apre pagina a caso. Controllo aggiornamenti all'avvio. No. Io lo spengo sempre in modo che non succedano robe strane. E io cercherò il file immagine sul mio hard disk. Qua tengo un botto di ISO, raga. Metterò una versione 32 bit e sceglierò Home Premium. Anzi no, raga, metto Starter perché dopo ve lo dimostrerò sull'IPC, il computer che voi conoscete. Questo qui naturalmente è la versione per i netbook. Seleziona disco destinazione, naturalmente il Sony. Sì. Poi ci dirà che questa cosa può, che la formattazione può richiedere diversi minuti e ci dice anche di attendere. Quindi vediamo quanto ci mette. 2 anni. Ecco qua. Cliccheremo avanti e questo può richiedere anche un'oretta o di più. Quindi torno quando ho fatto. Per entrare nel BIOS sui portatili dovete premere F2 o F10 sui fissi CANCE. Allora, qua vado nella sezione boot e metto boot device priority, che sarebbe l'ordine di avvio dei dispositivi. E come primo dispositivo naturalmente dovete impostare la pennetta. Qui in questo caso, in questo BIOS, potete anche controllare da quale hard disk partire. In questo caso sceglieremo la nostra pennetta. Dovete usare i tasti su e giù sulla vostra tastiera per andare sopra o sotto, dipende naturalmente da quale sia. Naturalmente ho sbagliato, però cliccate Sony Storage in questo caso, cioè la vostra pennetta, il nome.
E poi, dopo aver fatto questo, va tutto bene. Dovete semplicemente uscire dal BIOS andando su Exit e poi Exit Save Changes e poi dovete solo aspettare che si imposti Windows. Oh, raga. Voi non potete capire, ci è voluta quasi un'ora intera per fare quel processo. Come avete potuto vedere dal timelapse. Ed ecco qui Windows 7 sulla pennetta USB. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollicione in su per farmi capire che queste cavolate con il computer vi stanno piacendo, che devo continuare questa serie, chiamiamola così. E sì, detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate like e ci vediamo al prossimo video. Bye!